Buongiorno, mi chiamo Enrico Iviglia e sono un tenore professionista, ma dal 15 settembre è uscito il mio libro che si intitola Ad alta voce, storia di un ragazzo diventato tenore. Io vorrei ringraziare la Biblioteca Stese perché mi ha dato questa possibilità in questi giorni di quarantena di parlarvi in 2 o 3 minuti del mio libro. Ma prima di iniziare, sigla! Come vanno le vostre giornate in casa? Io mi dedico ai compiti quotidiani, risistemo casa, pulisco, cucino, tutte cose che mi fanno stare assolutamente bene e mi danno linfa per queste giornate casalinghe. Ad alta voce è uscito il 15 settembre, grazie a Letteratura Alternativa Edizione, una casa editrice astigiana, che ringrazio molto per aver creduto nelle mie parole, nel mio scritto. Non è un libro autocelebrativo, io ho fatto, io sono. È un libro che può arrivare ai ragazzi che vogliono intraprendere un percorso artistico. 2. Coloro che si sono scoraggiati, soprattutto in questo momento, in questi giorni. Ecco cosa serve il mio libro, per darmi coraggio, per darmi forza. Se io avessi letto un libro così 20 anni fa, avrei capito dei meccanismi, ma anche degli errori da non fare in determinate condizioni artistiche. 3. Parlo dei posti che ho visitato, ma non ti dico dove c'è la miglior sacher torta di Vienna. Ti dico che cosa vuol dire stare a Venezia, per esempio, con l'acqua alta. Se un cantante lirico si bagna i piedi per causa dell'acqua alta, cosa accade? Gli viene mal di gola, gli viene il raffreddore. Parlo delle tantissime persone che ho incontrato, ma non solo dal punto di vista artistico canoro, anche quelli televisivi, perché ognuno di loro mi ha dato qualcosa. La Milena Vukotic, un'attrice meravigliosa, una allure, una classe, l'ho conosciuta da Marzullo, applausi, La vita è scena, quando ogni anno mi invita a parlare di un'opera. Che bello, sento gli uccellini cinguettare. Ma allora facciamo così, visto che nel libro vi parlo dell'orto, nel mio piccolo orticello. Ne parlo nel libro per tanti motivi. Il primo, perché mi piace tenere i piedi a terra e il contatto con la terra mi aiuta a rilassare, mi aiuta a passare delle giornate diverse. Ho una grande fortuna, e adesso ovviamente siamo a metà marzo, ci sono solo le piantine di insalata che vado a mettere o qualche primizia. E poi il contatto con il territorio, una cosa che non ho mai rinegato. Sono felicissimo di essere stato a Castelfero, ad Asti, nel mio Monferrato, per 2 motivi. 1. Perché quando canto non disturbo i vicini, posso anche cantare alle 9:30 di sera, lo dico nel libro, e non disturbo. E poi questa meravigliosa cosa che è quella di incontrare le persone e salutarle con un abbraccio, un saluto, con tanto affetto. Ecco, ad alta voce anche questo. Ma adesso passiamo a un'altra mia passione di cui parlo nel libro, la cucina. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, oggi ho fatto le seppie con le verdure intorno. È anche una scusa per portarvi in tutti i luoghi che ho visitato durante il canto e imparare nuove ricette. Ci vediamo ad alta voce. Spero di avervi tenuto compagnia in questa piccola carrellata del mio libro. Mi raccomando, è pieno di appunti, pieno di aneddoti, è pieno di frasi che vi vorrei leggere nelle prossime presentazioni. Consultate il mio sito enricoiviglia.it oppure i canali social, Facebook o Instagram, sempre aggiornati. Ricordatevi, io resto a casa, ma oggi con Ad alta voce sono entrato nella vostra. Ciao ciao!